Hello Games, team di sviluppo responsabile di No Man's Sky, ha recentemente parlato del proprio nuovo progetto, affermando che non basterebbero nemmeno 1000 persone per realizzarlo. Numeri da capogiro sinonimo di un'opera davvero mastodontica oppure un'esagerazione che ha l'obiettivo di stupire il pubblico? Cerchiamo di scoprirne qualcosa di più. In un'intervista rilasciata alla redazione americana di IGN, il cofondatore e managing director di Hello Games, Sean Murray, ha dichiarato che il nuovo progetto in sviluppo presso gli studi della software house britannica non è un seguito di No Man's Sky, titolo con cui però condivide lo stesso grado di ambizione. Sebbene si tratti di un piccolo team, Murray ha rivelato che la compagnia sta lavorando già da un po' a qualcosa dalle aspirazioni davvero importanti, ma di cui non si hanno informazioni più precise. Ha proseguito affermando inoltre che, proprio come No Man's Sky, si tratta di quel tipo di progetto che, se anche avesse la possibilità di essere seguito da 1000 persone, sembrerebbe comunque impossibile da portare in fondo. Il titolo era già nelle primissime fasi di sviluppo a settembre 2021, ma a detta del suo creatore, i lavori su questo nuovo prodotto non andranno a limitare gli sforzi dedicati a No Man's Sky. Al contempo, Murray ha tenuto ad assicurare che la creazione di nuovi contenuti a supporto del titolo uscito nel 2016 non rallenterà i progressi della sua nuova opera. Un'ulteriore notizia degna di nota è che il cofondatore di Hello Games ha confermato di aver imparato la lezione per quanto riguarda gli annunci anticipati dei giochi. Il riferimento è ovviamente a quanto accaduto con No Man's Sky. I proclami e le grandi promesse che anticiparono il gioco si rivelarono infatti un vero e proprio boomerang per la compagnia, contribuendo a un'accoglienza molto critica nei confronti del titolo al momento del suo lancio. La speranza è che Murray non commetta di nuovo lo stesso errore, magari attuando una comunicazione stavolta più consapevole e oculata, e che eviti di alimentare aspettative smisurate da parte del pubblico. Al netto degli scivoloni in fase di annuncio, va comunque sottolineato che No Man's Sky ha saputo risollevarsi egregiamente, proponendo oggi una versione di se stesso di gran lunga più interessante e ricca rispetto a quella che arrivò originariamente sul mercato. Negli ultimi anni il titolo ha goduto di un ottimo supporto da parte degli sviluppatori, con aggiunte che hanno decisamente irrobustito l'esperienza, come una vera modalità multiplayer, la possibilità di gestire basi su diversi pianeti e persino di cavalcare creature aliene. Come se non bastasse, con il recente aggiornamento 3.85 ha fatto la sua apparizione anche il nuovo DLC chiamato Outlaws, che provvede a introdurre tantissime novità a tema fuorilegge. Grazie a questo update, infatti, i pirati diventeranno una fazione a tutti gli effetti, con tanto di stazioni nelle quali gestire i loro affari mirati al contrabbando. Tra le altre novità degne di menzione, ci sono inoltre alcuni miglioramenti che coinvolgono il combattimento spaziale e la possibilità di reclutare un proprio squadrone. Voi che cosa ne pensate? Riponete fiducia nelle parole di Murray? Ditecelo nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire Multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche, per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!